mon propos. Et que non vi dispiace la mia proposta. Mais j'aime beaucoup voir les gens. Mi piace molto vedere in faccia la gente. Alors tous ceux qui le peuvent et le désirent s'approchent. Perciò tutti quelli che possono farlo, che desiderano farlo, vengano avanti e saremo più vicini. Alors rassurez-vous, ce soir vous serez dehors avant minuit. Allora siate tranquilli che stasera prima di mezzanotte sarete fuori. Parce que vous devez être un peu fatigué. Penso che siate un po' stanchi. Il y a longtemps que vous nous écoutez. È un bel po' che ci state ascoltando. Oggi ci avete ascoltati parecchio. Le ministère de la libération dans l'Église. Il ministero della liberazione nella Chiesa. Tout à l'heure, on est venu me poser une question. Poco fa mi si è posta una domanda. Quelqu'un m'a raconté comment, en voulant s'occuper de libération, qualcuno mi ha raccontato come, nell'intendimento di occuparsi di liberazione, en face de quelqu'un qui pensait-il était démoniaque, di fronte a qualcuno che sembrava dai sintomi fosse posseduto da un demonio. Alors, le démoniaque n'a pas été délivré. Non è successo che l'indemoniato sia stato liberato. Mais celui qui voulait intervenir depuis lors n'est pas très bien dans sa peau. Ma è successo invece che colui che ha tentato questo intervento da allora non è tanto a suo agio nella vita spirituale. Alors on peut s'interroger. Possiamo domandarci perché. Est-ce que nous sommes tous appelés à ce ministère? Siamo tutti chiamati a questo ministero, a questo servizio? Eh bien, peut-être que ce soir, après m'avoir entendu, forse stasera dopo aver ascoltato quello che vi dirò, vous comprendrez que si on veut exercer ce ministère, il faut s'y préparer. Vi renderete conto che se si vuole esercitare questo tipo di ministero, bisogna prepararcisi. Parce qu'il faudrait avoir du discernement. Perché è necessario avere del discernimento. Il y a des manifestations extérieures. Ci sono delle manifestazioni esterne, visibili. Qu'on pourrait croire démoniaques et qu'ils ne le sont pas. Che si potrebbero ritenere demoniaco e che in realtà potrebbero non esserlo. Si vous avez fait une commotion cérébrale. Se per esempio avete subito una commozione cerebrale. Il peut arriver que vous ayez en conséquence des crises d'épilepsie. Può succedere che come conseguenza siate soggetti a delle crisi di epilessia. Alors, est-ce que lorsque j'ai une crise d'épilepsie, je suis démoniaque? Forse che se io ho una crisi di epilessia si può pensare che io sia indemoniato? Non. Evidentemente no. Mais il y a des démoniaques qui font des crises d'épilepsie. Però ci sono anche degli indemoniati che hanno delle crisi epilettiche. Alors il faut du discernement. Ci vuole dunque del discernimento. Il faut apprendre. Bisogna imparare. Et c'est pourquoi ce soir, moi j'aimerais que vous appreniez un peu en vue de ce ministère. Ecco perché vorrei che questa sera voi imparaste un po' proprio in vista, in prospettiva di questo ministero. Ce qu'est un homme. Quello che è un uomo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas ce qu'est un homme. C'è della gente che non sa nemmeno cos'è un uomo. Ils oublient que Jésus-Christ est l'homme parfait. Si dimenticano che Gesù Cristo è l'uomo perfetto. Celui auquel on doit regarder et qui va nous apprendre qui est l'homme. Colui al quale dobbiamo guardare, colui che ci può insegnare chi è veramente l'uomo. Alors la première chose que je voudrais dire ce soir. Perciò la prima cosa che vorrei dirvi stasera, c'est que beaucoup d'hommes ne sont pas ce que Dieu les avait créés. È che molti uomini non sono quello che Dio voleva che fossero alla creazione, non sono come Dio li ha voluti creare. Ils n'ont pas trouvé leur identité. Non hanno trovato la loro identità. Et ça, c'est très important. Questa è una cosa importante.
avoir sa propre identité. Possedere una propria identità. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté que personne ne ressemble réellement à quelqu'un d'autre. Avrete certo già constatato che non c'è una persona al mondo che somigli in modo completo e assoluto a un'altra. Monsieur Papini est unique au monde. Merci. Ognuno di noi è unico al mondo. On devrait presque payer pour le regarder. Dovremmo quasi pagare per vedere ognuno di noi, visto che siamo unici. Mon fils dit que non. Oui, oui. Mais il faut le laisser. Il faut le laisser. Faut laisser parler. Et je suis unique au monde. Et anch'io sono unico al mondo. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Perché siamo stati creati a immagine di Dio. Et Dieu est unique. Dio è unico. Seulement, vous savez comment dans ce monde on veut absolument ressembler aux autres. Solo che voi sapete come nel mondo ci sia questo desiderio, questa tendenza a volere a tutti i costi assomigliare ad altri. Comment les jeunes veulent toujours ressembler hein, aux gars qui ont cette allure. Come per esempio molti giovani vogliono assomigliare a certi ragazzi che hanno un certo modo di muoversi e di camminare, vero? Du reste, à l'heure actuelle, les filles ne veulent plus être des filles et les garçons ne veulent plus être des garçons. Del resto, al giorno d'oggi, ci sono delle ragazze che non vogliono più essere donne, giovani, e dei ragazzi che non vogliono più essere uomini. Ils mettent tous les mêmes pantalons. Mettono gli stessi pantaloni. Avec la même couleur. Stesso colore. Avec les mêmes coutures, les mêmes pièces. Con le stesse cuciture, con le stesse pezze. Et combien de jeunes filles ont désiré ressembler à Brigitte Bardot? A suo tempo, quante ragazze hanno desiderato assomigliare a Brigitte Bardot, per esempio? Qui voudrait ressembler à Jésus-Christ? E chi, ci potremmo domandare, vuole somigliare a Gesù Cristo? Mais même si je ressemble à Jésus-Christ, je reste qui je suis. Benché, anche se io somiglio a Gesù Cristo, se voglio somigliare a Gesù Cristo, rimango comunque quello che sono. Et c'est un des graves problèmes de la guérison et de la libération. È uno dei problemi seri della guarigione e della liberazione. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont non pas une âme, mais deux. Ci sono molte persone infatti che non hanno un'anima ma ne hanno due. Deux âmes. Due anime. Pourquoi deux? Perché due? Parce qu'ils en ont une qui leur est personnelle. Perché ne hanno una che è la loro personale. Puis ils en ont une seconde qu'ils ont fabriquée à cause des autres. E poi ne hanno un'altra che si sono fabbricati a causa degli altri. À cause des autres. Per causa degli altri. À cause de leur papa, à cause de leur maman. A causa magari del loro padre, della loro madre. À cause de leurs amis. Degli amici. À cause de leur instituteur ou à cause de leur éducateur. A causa del loro maestro, del loro professore. Alors ils se font une autre âme. Si fabbricano un'altra anima. Prenons un exemple. Un esempio. Si quelqu'un a été rejeté comme enfant. Se qualcuno è stato respinto quando era bambino. Et il y a des enfants qui sont rejetés déjà dans le sein de leur mère. E purtroppo ci sono dei bambini che sono respinti fin da quando sono nel seno della loro madre. Parce que leur mère n'était pas contente quand elle était enceinte de ce garçon ou de cette fille. Diciamo rifiutati perché la loro madre non era contenta di aspettarli già nei primi tempi in cui si trovava incinta. Et puis il y a des enfants qui ont été peu aimés parce que altri ragazzi che sono stati poco amati. Ils entendront même un jour que maman dira c'est à cause de toi que j'ai dû me marier. Potrebbero sentirsi un giorno dire dalla madre è per colpa tua che ho dovuto sposarmi. Il y a des enfants qui depuis tout petit ont le sentiment qu'ils sont rejetés. Ci sono dei bambini che fin da quando sono molto piccoli hanno chiaro questo sentimento di sentirsi rifiutati. J'ai connu une femme comme ça. Ho conosciuto una donna in questo stato, in questa situazione.
Et son histoire était terrible. La sua storia era terribile. Parce que son père croyait que l'enfant que portait sa femme était d'un autre. Perché il padre si era convinto che il bambino che sarebbe nato da sua moglie era in realtà figlio di un altro. Alors le père n'aimait pas cette fille. Perciò il padre non amava questa ragazza, questa bambina. Cette fille a grandi. E questa ragazza è diventata grande. Le père était toujours très méchant avec elle. Et il padre era sempre cattivo con lei. Et un jour qu'il se promenait dans un endroit un peu montagneux. E un giorno in cui passeggiavano in un luogo di montagna. La mère était partie devant. La madre era lontano davanti. Avec le petit frère con l'altro fratellino che était né après. Che veniva dopo. Et le père empoignait la fille. E il padre l'ha dato un pugno alla figlia. Et il a lancé la fille dans la rivière qui était en dessous. E l'ha spinta nel ruscello che scorreva sotto. Miraculeusement, elle ne s'est pas noyée, elle est arrivée au bord. Per miracolo non è annegata e è riuscita a raggiungere la riva di questo torrente. La mère a demandé qu'est-ce qui est arrivé? La madre naturalmente ha domandato ma cosa è successo? Alors le père a dit oh c'est elle qui a couru qui est tombée. E il padre ha detto ah sì, è colpa sua, ha corso, è inciampato, è caduta. Mais la fille savait le père m'a voulu noyer. Ma la ragazza invece ha avuto chiara questa impressione è mio padre che ha cercato di farmi morire. Et le père détestait tellement cet enfant. E il padre detestava talmente questa ragazza. Que plusieurs fois il a pris son ceinturon militaire pour frapper cet enfant. Che più di una volta si è tolto il cinturone da militare, sapete quei cinturoni così, per picchiarla con quello. Quand une fille a été élevée comme ça. Così una ragazza è stata allevata così. Eh bien, elle a deux âmes. Questa ragazza ha come due anime. Due. Il y a ce qu'elle est. C'è quello che lei è. Ma elle n'a aucune certitude en elle puisque les autres la détestent. Ma non ha nessuna certezza, nessuna sicurezza in lei perché gli altri l'hanno sempre detestata. E poi il y a l'autre âme. Poi c'è l'altra anima. On pourrait même parfois dire qu'elle en a trois. Si potrebbe arrivare a dire che qualche volta ne ha tre di anime. Parce que la seconde âme. Perché la seconda anima c'est d'avoir peur. È di aver paura. Et puis la troisième âme, e la terza c'est d'essayer de se faire aimer des autres. È quella che cerca di farsi amare dagli altri. Alors elle est très obéissante pour se faire aimer les autres. E così è molto obbediente per ottenere l'amore degli altri. Alors il y a trois personnes en elle. Ci sono come tre personalità in questa ragazza. La vraie, la vera, mais elle est cachée dessous, che però è nascosta sotto, è come sepolta. La seconde qui a peur et la troisième qui veut plaire aux gens. La seconda che è piena di paura e la terza che vuole assolutamente piacere alla gente. Alors quand on vit dans la vie avec trois âmes Così. Ou deux, quando si vive nella vita con tre anime, on a des réactions singulières. Si hanno naturalmente delle reazioni tutte particolari. On a peur. Si ha paura. Alors il se pourrait qu'un libérateur vienne dire. Potrebbe succedere che un liberatore venisse a dire. Oh, tu as un esprit de peur en toi. Ah, tu hai uno spirito di paura in te. Ou bien un libérateur viendrait dire. Oppure un liberatore venisse a dire a questa persona. Oui, tu fais de jolis sourires aux gens. Oh, tu fai dei sorrisini alla gente. Parce que tu veux plaire aux gens. Ti piace piacere alla gente. Parce que tu as un esprit hypocrite en toi. Perché hai uno spirito ipocrita in te. Ou un esprit d'orgueil en toi. Uno spirito di orgoglio in te. Est-ce que c'est la vérité? È questa la verità?
La vérité, c'est peut-être qu'il y a des esprits qui se sont introduits dans cette personne. Potrebbe essere che degli spiriti si siano introdotti in questa persona. Ça, c'est une grande explication qu'il faudrait donner. È una grossa spiegazione che bisognerebbe dare. Mais qui est très simple et résumable. Ma che è molto semplice e riassumibile. Si on dit que dans des blessures mal soignées, come quando se si dice che in ferite mal curate, le mal peut se développer. Il male si sviluppa. Surtout si la blessure est à l'air libre. Specialmente se la ferita è scoperta. Alors il y a des blessures intérieures. Ci sono anche delle ferite interiori qui sont une ouverture au mauvais esprit. Che sono come un'apertura, un passaggio per degli spiriti malvagi. Mais quel tort on peut faire à quelqu'un? Ma che torto si può fare a qualcuno? En lui disant tu as des mauvais esprits. Dicendogli tu hai degli spiriti malvagi in te. Alors qu'elle aurait besoin d'amour, de compréhension et de compassion. Quando questa persona avrebbe invece bisogno di amore, di compassione, di comprensione. Parce que c'est quelqu'un dont nous parle le psaume 129. Perché è come la persona di cui ci parla il Salmo 129. Je ne sais pas si vous connaissez bien ce psaume. Non so se lo conoscete bene questo Salmo 129. Je le lis souvent. Io me lo leggo spesso. Avec les gens. Alors je laisse mon frère lire les versets 1, 2, 3, 4. Leggiamo i primi quattro versetti di questo Salmo 129. Molte volte mi hanno oppresso dalla mia giovinezza, lo dica pure Israele. Molte volte mi hanno oppresso dalla mia giovinezza, eppure non hanno potuto vincermi. Degli aratori hanno arato sul mio dorso, vi hanno tracciato i loro lunghi solchi. L'Eterno è giusto, egli ha tagliato le funi degli empi. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Fin dalla mia giovinezza mi hanno oppresso molte volte. On demande toujours aux gens de confesser leurs péchés. Si domanda sempre alla gente di confessare il loro peccato. C'est juste. Giusto. On a des péchés. Abbiamo dei peccati. Mais il n'y a pas que nos péchés. Però non ci sono soltanto i nostri peccati. Il y a aussi les péchés des autres. Ci sono anche i peccati degli altri. Et les autres peuvent nous avoir fait beaucoup de mal. E gli altri possono averci causato un grosso, grave male. Alors quand on dit à quelqu'un tu n'es pas ceci ou tu n'es pas cela. Allora quando si dice a qualcuno tu non sei questo, tu non sei quell'altro. Est-ce qu'on a raison? Abbiamo ragione? Est-ce qu'on aide? Si aiuta? Le Seigneur dit: dis le mal qu'ils t'ont fait. Il Signore dice di il male che ti hanno fatto. Dis-le. Dillo. Il faut parfois reconnaître avec les gens le mal qu'on leur a fait. Qualche volta siamo chiamati a riconoscere con gli altri, con la gente, il male che noi abbiamo loro fatto. Et si je voulais reprendre l'image qui est ici? E se vogliamo riprendere l'immagine di questo salmo? Ils ont tracé de longs sillons dans ton dos. Dice addirittura che hanno arato sul mio dorso, vi hanno tracciato i loro lunghi solchi. Et il y a des gens qui ont beaucoup de sillons dans leur être profond. E c'è della gente che ha dei solchi lunghi e profondi scavati nel loro essere. L'Eternel est juste. L'Eterno è giusto, dice qui. Il a coupé les cordes des méchants. Ha tagliato le funi degli empi. Alors quand on veut libérer les gens, allora quando si vuole liberare la gente, il faudrait commencer par avoir de la compassion pour ce qui s'est passé dans leur vie. Bisogna cominciare ad avere della compassione per quello che è successo, che è accaduto nelle loro vite. Et pas simplement accuser les gens d'être ou ipocrites ou peureux ou orgueilleux. E non soltanto cominciare subito a accusare la gente di essere o ipocriti o paurosi o orgogliosi. Nous sommes terriblement jugeants. Noi siamo, abbiamo spesso il giudizio troppo facile. Le Seigneur avait de la compassion, lui. Il Signore aveva della compassione.
Il voyait la réalité dans la vérité. Vedeva la realtà nella verità. Alors le ministère de libération est lié à ce discernement et à cette connaissance. Perciò il ministero della liberazione è legato a questo discernimento e a questa conoscenza. Et puis il y a un second aspect que j'aimerais. Poi c'è un secondo aspetto che vorrei sottolineare. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un père? Sapete cos'è un padre? Nous avons eu 7 enfants, ma femme et moi. Io e mia moglie abbiamo avuto 7 figli. Alors si je recommençais ma vie, e se dovessi ricominciare la mia vita, il y a des choses que je ferais très différemment. Ci sono delle cose che farei molto diversamente da come ho fatto. J'aimerais qu'on m'apprenne à l'âge de 14, 15, 16 ans. Vorrei che all'età di 14, 15, 16 anni mi si insegnasse ce que c'est qu'un père. Cos'è veramente un padre? On m'a beaucoup appris quand j'étais jeune. Mi hanno insegnato tante cose quando ero giovane. Mais on n'a jamais dit ce qu'est un père. Però che cosa sia veramente un padre non me l'hanno mai insegnato. Jamais. Mai. Et c'est pourtant la chose capitale au monde. E tuttavia è una delle cose fondamentali al mondo. Est-ce que vous avez déjà vu que dans la Bible il est souvent question des pères? Avete visto come nella Bibbia spesso si parli di padri? Jésus n'a jamais parlé de Dieu autrement que père. Gesù non ha mai parlato di Dio se non come di un padre. Une seule fois il a employé l'expression mon Dieu. Una sola volta Gesù ha usato l'espressione Dio mio. Sur la croix. Quando era sulla croce. Et il a dit pourquoi m'as-tu abandonné? Quando ha dovuto dire Dio mio perché mi hai abbandonato? Mais toutes les autres fois? Ma in tutte le altre occasioni? Il a toujours dit père, mon père. Ha sempre detto a Dio padre o padre mio. Et il est dit dans l'écriture père, instruisez vos enfants. E nella scrittura si dice padri, istruite i vostri figli. Instruisez vos enfants. Istruiteli. Le père a un très grand rôle. Il padre ha una funzione molto importante. Pourquoi? Perché? Parce que le père c'est le seul prochain qui peut permettre à un enfant de trouver son identité. Perché il padre è il solo prossimo che possa permettere a un ragazzo, a un bambino di trovare la propria identità. L'enfant, il a été 9 mois dans sa mère. Il bambino è stato per 9 mesi nel corpo di sua madre. Quand il est hors sa mère, il faut ensuite couper le cordon ombelical. Sapete che quando è fuori dal corpo della madre bisogna addirittura tagliare il cordone ombelicale. Mais tout de suite après, l'enfant vit de sa mère. Ma di nuovo, subito dopo, il nuovo nato comincia a vivere ancora della madre, di sua madre. Il vit des seins de sa mère. Vive del prodotto del seno di sua madre. Il vit du regard de sa mère quand elle lui donne à manger. Vive anche dello sguardo di sua madre che lo vede, lo sorveglia mentre lui mangia, mentre succhia il latte. Il a toujours entendu la voix de sa mère. Ha sempre ascoltato la voce di sua madre. Même quand il était dedans, il entendait sa voix. Anche quando era nel corpo della madre sentiva la sua voce. Et l'enfant connaît très bien la voix de sa mère. Il neonato conosce molto bene la voce di sua madre. Et c'est pourquoi le père est très différent. Ecco perché il padre è molto diverso. Vous avez déjà vu que l'homme a de la barbe? Avrete già notato evidentemente che gli uomini hanno la barba. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi? Vi siete mai chiesti perché? Et pourquoi est-ce que les femmes n'en ont pas? Com'è che le donne non ne hanno? Est-ce que vous avez vu que les hommes n'ont pas de seins? Avete notato che gli uomini non hanno il seno? Vous vous êtes jamais demandé pourquoi? Vi siete mai domandati perché? Est-ce que vous avez déjà vu que l'homme a une autre voix que la femme? Avete anche notato che l'uomo ha una voce diversa da quella della donna, una voce grave? Est-ce que vous avez vu que les bras
que les cuisses d'un homme sont très différentes des bras et des cuisses d'une femme. Non potete non aver notato che anche le braccia, le gambe, le cosce di un uomo sono ben diverse da quelle di una donna. Pourquoi? Perché tutto questo? Parce que l'homme perché est l'uomo appelé à révéler l'identité de l'enfant. È chiamato a rivelare l'identità del bambino. Il faudrait parler longuement de ça. Bisognerebbe parlare a lungo su questo argomento. On pourrait parler deux heures, trois heures là-dessus. Potremmo parlare anche delle ore di questo. Je dis une seule chose. Ma vi dico una sola cosa. Par un exemple. E la dico attraverso un esempio. Pourquoi est-ce que les enfants sourds sont tous muets? Perché i bambini che nascono o che sono sordi, per conseguenza sono anche muti? Parce qu'il faut qu'ils entendent pour pouvoir parler. Perché è necessario che ascoltino per poter parlare. Alors l'enfant découvre qu'il a une voix. Il bambino scopre di avere una voce. Il découvre qu'il sait parler. E così scopre che sa parlare. Parce qu'il a un vis-à-vis qu'il entend. Perché ha una persona davanti a lui che ascolta. La rencontre avec l'autre le révèle à lui-même. L'incontro con l'altro lo rivela a se stesso. Eh ben c'est ça un père. Questo è un padre. C'est quelqu'un qui est autre que maman. È qualcuno che è diverso dalla madre. Autre. Diverso, sì, che è un altro. E qui va révéler à l'enfant chi il è. E che può rivelare al bambino chi lui è veramente. C'est pourquoi c'est les hommes, les pères, qui devraient élever les enfants. Ecco perché sono gli uomini, i padri, che dovrebbero allevare i bambini, i figli. Oui, les hommes. Sì, sono gli uomini. Or, qu'est-ce qu'on a fait dans ce monde? Cosa si è fatto in questo mondo? On a surtout mis en valeur les mamas. Si sono messe in valore soprattutto le mamme. Oh, j'aime beaucoup les mamas. Io amo molto, mi piacciono molto le mamme. Mais je plains beaucoup les enfants qui n'ont pas de papà. Ma compiango molto i bambini che non hanno un papà. C'est des enfants qui ont beaucoup de peine à trouver leur identité. Sono bambini che fanno molta fatica a trovare la loro identità. Jésus est venu nous révéler le Père. Gesù è venuto per rivelarci il Padre. C'est devant le Père que je sais qui je suis. È davanti al Padre che io so chi sono veramente. Oui, c'est par Jésus me révélant le Père que je suis devenu quelqu'un. Certo, attraverso Gesù che mi ha rivelato il Padre, io sono diventato qualcuno. Mais je bénis Dieu personnellement. Ma personalmente benedico il Dio. Parce que j'ai eu un très bon papa. Perché ho avuto un molto bravo papà. Et mon papa a joué un très grand rôle dans ma vie. E devo dire che mio padre ha avuto un posto molto importante nella mia vita. J'ai appris à me connaître au travers de la rencontre avec mon papa. Ho imparato a conoscere me stesso per mezzo dell'incontro con mio padre. Si bien que quand on me parle du Père céleste, al punto che quando mi si parla del Padre celeste, je peux penser à mon papa. Posso pensare a mio padre per associazione. Ça ne fait pas de problème. Non mi crea un problema. Je sais tout ce que je dois à mon papa. So tutto quello di cui sono debitore a mio papà. Mon papa, il avait des mains chaudes. Mio padre aveva delle mani calde. Moi, j'avais souvent froid aux mains. Io spesso avevo freddo alle mani da bambino. Mon papa, il était costaud. Mio padre era robusto. Mon papa, je pouvais compter sur lui. Io so che mio padre era la persona sulla quale potevo contare. Mon papà, il faisait de la très bonne soupe. Faceva anche una minestra molto buona. Et vous savez que pour un enfant, ça joue un très grand rôle. Ah, questo era molto importante per un bambino.
Je n'en veux pas alors, à ma mère. Je ne suis pas un bon papa, moi. Ah. Pas du tout, hein, je regrette. Ah. Mais vous avez d'autres qualités. Peut-être. Dico que io per fare il ministro non valgo niente. J'interrogerai le fils. Allez-y. Non, non. Donne. Pas la soupe, non. Pas la soupe. Alors ça a joué un très grand rôle dans ma vie. Era una cosa molto importante nella mia vita di bambino. Parce que j'avais une maman. Perché avevo una madre. Très sévère. Molto severa. J'ai beaucoup reçu de gifles. Ho ricevuto parecchie sberle da mia madre. Mais j'étais un sale gamin. Devo dire anche che ero un ragazzino abbastanza cattivello. J'ai donné beaucoup de peine à ma mère. Ho fatto soffrire anche mia madre. Donc elle avait bien raison. Perciò aveva ragione. Sauf que je regrette qu'elle ait souvent tapé sur la figure. Solo mi dispiace che me le desse proprio sulla faccia questi schiaffi. On dit que ça c'est l'enclume de l'âme. Beh, questo comunque è il posto più adatto per riceverli. Avoir un papà. Avere un papà. Et un papa qui vous aime. Papa qui vous aime. Un papa qui sait vous prendre dans ses bras. Un papa qui sa prendervi nelle sue braccia. C'est ce que je n'ai pas toujours su faire avec mes enfants. C'est ce que je n'ai pas toujours su faire avec. Ah, è quello che io non ho sempre saputo fare coi miei figli. Pourquoi? Perché? Parce que j'étais trop occupé ailleurs. Perché ero troppo occupato altrove. Et il y a beaucoup de papas qui n'ont pas de temps. Ci sono molti papà che non hanno tempo. Ils sont occupés ailleurs. Sono occupati altrove. Oh, va vers ta mère. Oh, beh, vai un po' da tua mamma. Va vers la maman. Dai, dai, vai dalla mamma. La maman fera, la maman dira. Tua mamma farà, tua mamma ti dirà. La maman, la maman, la maman. La mamma, la mamma, la mamma. Et le père. E il padre dov'è? Alors, je dis simplement. Vi dico semplicemente. Qu'une des grosses souffrances des gens. Che una delle grandi sofferenze degli uomini. C'est qu'ils n'ont pas eu de vraie communion d'amour, de tendresse. È che non hanno avuto una vera comunione di amore, di tenerezza avec leur papa. Con loro papà. Et c'est ainsi qu'ils ne se connaissent pas très bien eux-mêmes. E così succede che non si conoscano neppure molto bene, che non conoscono molto bene se stessi. Et c'est vrai des garçons. È vero dei ragazzi. Et c'est vrai des filles. È vero anche delle ragazze. C'est pour ça qu'il y a des filles qui cherchent dans leur mari un papà. Ecco perché ci sono delle ragazze che cercano nel loro marito la figura del padre. Et c'est difficile pour le mari d'être le père. E è difficile per il marito diciamo adempiere a queste due figure, quella di marito e quella di padre. Et il y a beaucoup de garçons. E ci sono molti ragazzi. Qui faute d'avoir été aimé par un père, che sentendo la mancanza di essere stati di non essere stati amati da un padre, n'ont connu que l'amour de leur mère, hanno conosciuto solo l'amore della madre, et qui est parfois un amour si possessif, che spesso è un amore troppo possessivo, que toute femme devient pour eux une espèce de matrone. Al punto che ogni donna per loro diventa una specie di matrona, di padrona, diciamo. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'homosexualité? Voi sapete che cos'è l'omosessualità? Beaucoup de pères sont responsables de l'homosexualité de leurs enfants. Ci sono molti padri che sono responsabili dell'omosessualità dei loro figli. Ou beaucoup de mères. O molte madri. Alors on peut accuser les homosexuels. Si possono allora accusare gli omosessuali?
On peut dire c'est affreux. Si può dire è spaventoso. On peut les juger. Giudicarli. Et il arrive qu'on se serve de la Bible pour juger les homosexuels. Può anche succedere che ci si serva della Bibbia per giudicarli. L'Épître aux Romains. La lettera ai Romani. Oui, mais j'aimerais demander si ceux qui jugent ont jamais lu l'Épître aux Romains. Ma io vorrei anche chiedere se chi giudica ha veramente letto la lettera ai Romani. Est-ce qu'ils ont bien lu l'apôtre Paul? L'hanno letto bene gli scritti dell'apostolo Paolo? Parce qu'il y a des hommes qui sont devenus homosexuels à cause de leurs parents. Ci sono degli uomini che sono diventati omosessuali per colpa dei loro genitori. Ils veulent enfin être aimés par un homme. E alla fine vogliono essere amati da un uomo. Et ils veulent échapper à l'amour féminin possessif. Vogliono sfuggire a quell'amore possessivo femminile. Ils peuvent pas aimer une femme. Non possono amare una donna. On couche pas avec sa mère. Non si può avere un rapporto sessuale con la propria madre. Et c'est pour ça que ils aimeront un homme. Ecco perché si rivolgono a un uomo. Alors c'est facile de dire que il y a des démons de l'homosexualité. Allora è facile dire ci sono i demoni dell'omosessualità. Est-ce que vous savez de quoi est fait l'homme? Voi sapete di che cosa è fatto l'uomo? Voilà des questions importantes. Sono domande importanti queste. Et puis il y a beaucoup de gens qui portent en eux des pardons jamais donnés. Ci sono anche persone che portano su di loro il peso di perdoni mai dati. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Perdonaci le nostre offese come noi perdoniamo. J'étais la semaine dernière, la settimana scorsa, avec une jeune fille, mi trovavo con una ragazza qui est venue ouvrir son cœur, che è venuta da me per aprirmi il suo cuore. Parce qu'elle avait invoqué Satan dans sa vie. Perché nella sua vita aveva invocato Satana. Une belle jeune fille. Una ragazza graziosa. 16 ans. 16 anni. Très belle. Molto bella. Et elle avait invoqué Satan. Aveva invocato Satana. Pourquoi? Ma perché? Parce que dans sa colère, son horreur de son père. Perché nella sua ira, nel suo orrore verso il padre, elle ne voyait pas comment faire autrement. Non vedeva un'altra uscita, un'altra strada. Elle voulait se venger de ses parents. Voleva vendicarsi dei suoi genitori. Et pour se venger de ses parents, elle avait dit au diable, eh bien, viens dans ma vie. E per vendicarsi dei suoi genitori era arrivata al punto di dire al diavolo vieni nella mia vita. Surtout que ses parents allaient à l'église. Specialmente perché i suoi genitori erano gente religiosa, andavano in chiesa. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Perché cosa avevano fatto questi genitori? Elle m'a appris que son père lui avait appris la masturbation. Mi ha detto che suo padre le aveva insegnato a masturbarsi. C'est lui qui lui a appris cela. È lui che gliel'ha insegnato. Et si je me mettais à parler de tous les hommes qui violent parfois? E se dovessi mettermi a parlare degli uomini che violentano? Leurs filles. Qualche volta addirittura le figlie. Parfois leur fils. Qualche volta il figlio. Alors quand il faut pardonner? Allora, quando si tratta di perdonare. Oui, je sais, je prends des exemples extrêmes. Certo, mi rendo conto che sto prendendo degli esempi estremi. Mais est-ce que vous savez combien de gens ont été blessés dans leur vie? Ma sapete voi quanta gente è stata ferita nella propria vita? Par ce qu'on leur a fait? Par ce qu'on leur a quello attraverso quello che si è loro fatto? Alors on vient leur dire pardonne, pardonne. Allora si viene a dire a loro perdona, perdona, perdona. Si tu pardonnes pas, le Seigneur peut pas te pardonner.
se tu non perdoni, il Signore non ti può perdonare. Alors c'est vrai que dans un cœur rempli de haine, ma è vero che in un cuore pieno di odio, comme était le cœur de cette belle jeune fille de 16 ans, com'era il cuore di questa ragazzina graziosa di 16 anni, la haine qu'elle avait contre son père, l'odio che aveva contro suo padre, qui s'amusait avec elle dans son lit, che diciamo giocherellava malvagiamente con lei nel suo letto. Elle avait un dégoût, une haine de son père. Aveva un disgusto per suo padre, che si trasformava in odio. Elle n'osait pas le dire à sa mère. E non osava neppure dirlo alla madre. Parce qu'elle se sentait responsable. Perché si sentiva responsabile. Mais elle détestait l'un et l'autre. Ma detestava l'uno e l'altra. Alors elle a dit au diable, eh bien viens dans ma vie et puis je serai contre eux. E così è arrivata a dire al diavolo, vieni nella mia vita così sarò veramente contro di loro. Oui, il fallait la délivrer. Certo, bisognava liberarla. Mais est-ce qu'il fallait pas avant la guérir? Est-ce qu'il fallait pas avant? Ma non era forse necessario prima guarirla? La guérir. Guarirla, sì. Est-ce que c'est possible dans cette condition de pardonner? È possibile in una condizione di questo genere perdonare? C'est facile de dire à quelqu'un pardonne. È facile dire a un altro perdona. Mais si on vous avait fait ça à vous. Ma se avessero fatto una cosa simile a te. Vous diriez, viens à ma place puis tu verras. Voi direste, prova un po' a venire al mio posto e poi parlerai. Là, il y a aussi tout un apprentissage. C'è tutto un apprendimento qui. Pour libérer. Per liberare. Alors le Seigneur veut qu'on pardonne. Perciò il Signore vuole che perdoniamo. Mais vouloir, ce n'est pas encore pouvoir. Ma volere non è ancora poterlo fare. On peut vouloir pardonner. Si può essere nella condizione in cui si vuole perdonare. Mais Seigneur, je ne peux pas. Ma Signore, non posso, non ci riesco. Et si quelqu'un me dit, Seigneur, me dit, je ne peux pas pardonner. E se qualcuno mi dice, io non posso perdonare. Je comprends. Lo capisco. Et je ne vais pas accuser. Non mi metto a accusarlo. Et je vais pas dire au démon tu sors. E neppure dico al demonio esci da lui. C'est facile de voir le démon là où il y a un refus de pardonner. È facile vedere il demonio in quell'occasione, in quel caso in cui si vede un rifiuto a perdonare. Oui, je veux bien croire qu'il puisse y avoir un démon dans cette situation. Sì, sì, è anche possibile che ci sia un demonio in quel caso. Mais quand je l'aurais chassé lui, est-ce que j'ai vraiment libéré la personne? Ma anche se l'avessi cacciato, avrei veramente liberato questa persona? Dieu ne nous demande pas de pouvoir. Dieu nous demande de vouloir. Il Dio non ci domanda sempre di poter, di potere, ma ci domanda di volere. Veux-tu? Vuoi tu? Veux-tu être guéri? Vuoi tu essere guarito? Que veux-tu que je te fasse? Che vuoi tu che io ti faccia? Ça, c'est le ministère de la libération. È questo il ministero della liberazione. C'est d'appeler les gens à vouloir ce que Dieu veut. È chiamare la gente a volere quello che Dio vuole. Et invoquer le Saint-Esprit qui, lui, va être la dynamis du pardon. E invocare lo Spirito Santo. Dono. Oui, mais si vous n'avez pas de compassion dans votre cœur. Ma se voi non avete un sentimento di compassione nel profondo del cuore, une profonde compassion, una compassione profonda, comment voulez-vous aider? Come potete fare a aiutare? Si vous êtes simplement un juge, se vi tenete solo nella posizione di giudice, ou alors une espèce de, je n'ose pas dire médecin, parce que ce serait injurieux pour les médecins, mais quelqu'un qui ordonne les choses avec la Bible. Non dico tanto un medico, ma sì, una persona che dà solo delle prescrizioni, no? Delle ricette, che si limita a dare delle ricette secondo la Bibbia, come se fosse un manuale di medicina. C'est facile de citer des versets bibliques. È facile, per esempio, citare dei versetti biblici. Oui. Sì, sì, è facile. Mais guérir, c'est autre chose. Guarire è altra cosa. Avoir la compassion, c'est autre chose. Avere la vera compassione è un'altra cosa.
On pourrait multiplier ces exemples. Potremmo moltiplicarli questi esempi. Mais j'aimerais en venir dans la dernière partie de ce message. Ma vorrei arrivare all'ultima parte di questo messaggio. À comprendre que il y a tout un aspect de la libération dont je n'ai pas parlé. Per mettervi davanti il fatto che c'è tutto un aspetto della liberazione di cui io non ho parlato. Alors je ne fais que les mentionner. Ve lo menziono, ve lo ricordo semplicemente. Pour vous aider à comprendre que ce ministère, on ne peut pas l'exercer. Per aiutarvi a capire che questo ministero, questo servizio, non lo si può esercitare. Si on n'est pas préparé. Se non si è preparati. C'est pas une heure d'enseignement comme ça qui vont vous préparer. Non può essere un'ora di colloquio, di insegnamento come questo che può prepararci. Je voulais vous en donner le goût. Ho detto prima che volevo darvi il gusto. Je voulais vous ouvrir l'esprit et le cœur à ce ministère. Aprirvi lo spirito e il cuore per questo ministero. Mais après, il faudra que vous demandiez au Seigneur de vous préparer à ce ministère. Ma bisognerà che chiediate voi al Signore dopo di prepararvi a questo, più che ministero, chiamiamolo servizio, servizio. Alors il y a tout le contact avec l'occultisme. C'è dunque tutto un contatto con l'occultismo. Et il y a beaucoup de gens qui ont du contact avec l'occultisme par hérédité. C'è della gente parecchia che ha contatto col mondo dell'occulto attraverso l'ereditarietà. Parce qu'il est dit dans le deuxième commandement qu'on peut être infecté jusqu'à la quatrième génération. Il secondo comandamento dice infatti che si può essere infettati, contaminati fino alla quarta generazione. Alors il faudrait être libéré de la chaîne de l'hérédité. Bisognerebbe dunque essere liberati da questa catena ereditaria. J'ai vu quelqu'un récemment. Proprio recentemente ho visto qualcuno qui a eu un gros choc émotionnel, che ha avuto un grosso shock emotivo. J'ose le dire, vous ne savez pas de qui il s'agit. Posso parlarvene, intanto voi non conoscete la persona, posso parlarvene liberamente. Quand elle avait 5 ans, questa persona quando era bambina di 5 anni, elle avait une mauvaise habitude, aveva una cattiva abitudine qui irritait sa mère, che irritava sua madre. Et sa mère, pour lui donner une punition, e sua madre per punirla, parce que cet enfant parlait toujours de l'homme noir, dato che questa bambina parlava sempre dell'uomo nero. Alors la maman lui disait: ah, si tu continues à être désobéissante, je ferai venir l'homme noir. E la madre allora le diceva: se continui a disubbidire così, farò venire davvero l'uomo nero. Alors comme l'enfant continuait à désobéir, il bambino continuava a disubbidire, et avait toujours la même mauvaise habitude, e aveva sempre questa famosa cattiva, questo vizietto, questa cattiva abitudine, la mère s'est déguisée en homme noir. La madre si è trasformata, mascherata da uomo nero. Et tout à coup, elle est apparue devant son enfant comme un homme noir. E travestita così, è apparsa improvvisamente davanti a questo bambino come uomo nero. Est-ce que vous mesurez le choc émotionnel de cet enfant? Potete immaginare il livello di shock emotivo di questo bambino. 40 ans après, elle en est encore marquée. E 40 anni dopo ne è ancora segnata. 40 ans après. 40 anni. Alors, il faut guérir ces blessures. Bisogna dunque guarire queste ferite. C'est trop facile de dire tu as un esprit de peur. È troppo facile in un caso come quello dire tu sei posseduto da uno spirito di paura. Je comprends que cette femme de 40 ans ait des cauchemars dans lesquels elle ait peur. Lo capisco che una donna di 40 anni come lei abbia ancora degli incubi in cui soggiace alla paura. Or, suivant qui pourrait lui dire oui, tu as des cauchemars parce que tu es en rapport avec le diable. Come si farebbe a dirle: certo, tu hai degli incubi perché sei in rapporto col diavolo. Oh, je veux bien croire que le diable y est pour quelque chose. Il diavolo c'entrerà senz'altro in qualche modo. Il profite de situations qui lui
permette de faire peur. Perché lui approfitta delle situazioni che gli permettono di impaurire. Mais il faut guérir ce choc émotionnel. Però bisogna guarirlo questo shock emotivo. Et quelqu'un qu'on a maudit. E qualcuno che è stato maledetto. Maudit. Maledetto, sì. Que le Seigneur te maudisse. Che il Signore ti maledica. Ou bien que le diable te maudisse. O che il diavolo ti maledica. Mais une parole comme celle-ci. Est-ce que vous savez ce que cela peut faire comme dégâts? Ma sapete una imprecazione come quella che danni può fare? Dans la Bible, il est dit bénissez, ne maudissez pas. Nella Bibbia è scritto benedite e non maledite. Il est même dit de bénir nos ennemis. La Bibbia dice persino di benedire i nostri nemici. Parce que la malédiction sur quelqu'un peut provoquer de graves chocs. Perché la maledizione lanciata su qualcuno può provocare degli shock gravi. On pourrait multiplier les exemples. Gli esempi si potrebbero moltiplicare. Mais je vais arrêter. Ma mi fermo. Pour intervenir dans toutes ces situations. Per intervenire in tutte queste diverse situazioni. Il faut une connaissance de l'homme. Ci vuole una conoscenza dell'uomo. Une connaissance du Seigneur. Una conoscenza del Signore. Une connaissance de sa parole. Una conoscenza della sua parola. Une connaissance de l'ennemi. Una conoscenza del nemico. Il faut beaucoup de connaissances. Ci vogliono molte conoscenze. Et puis il faut une autorité. E poi ci vuole un'autorità. Qu'est-ce que c'est l'autorité? Cos'è l'autorité? Est-ce que vous savez que les gens qui crient n'ont aucune autorité? Lo sapete che la gente che grida non ha autorità? Papa qui crie, maman qui crie, elle n'a pas d'autorité. Il papà che grida, la mamma che urla sempre non hanno autorità. Alors pour s'attaquer à l'ennemi. Allora, per attaccarsi al nemico, il n'a pas besoin de crier. Non c'è bisogno di gridare. Il n'a pas peur de nos cris. Certo che il nemico non si lascia spaventare dai nostri gridi. Ça ne l'impressionne pas du tout. Non l'impressionano assolutamente. Notre grosse voix ne l'impressionne pas. La nostra vociona non lo impressiona sicuro. La seule chose qui l'impressionne. La sola cosa invece che lo impressiona. C'est l'autorité. È l'autorità. Au nom de Jésus, al nome di Gesù. Tu vas sortir. Tu devi uscire. Au nom de Jésus. Al nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Quand je dis cela. Quando pronuncio queste parole. Est-ce que je le dis avec autorité? Lo dico con autorità. Et d'où me vient-elle? E questa autorità da dove mi viene? On a une autorité naturelle. Abbiamo un'autorità naturale. Qui tient à un bon équilibre. Che ha a che fare con un buon equilibrio. À une bonne santé psychique et physique. Che dipende da una buona salute psichica e fisica. C'est vrai? È vero. Mais l'autorité à l'égard de l'ennemi. Ma l'autorità di fronte al nemico. Je la reçois du Seigneur. La ricevo dal Signore. Par le Saint-Esprit. Attraverso lo Spirito Santo. C'est lui mon autorité. È lui la mia autorità. Et vous connaissez tous le bon exemple que donnent en général ceux qui parlent d'autorité. E voi sapete tutti il buon esempio che danno molto spesso quelli che parlano di autorità. Si je sortais moi dans la rue. Se uscissi io adesso in strada. Et que j'aille là sur la rue avec ma main comme ça. E andassi là in mezzo alla strada con la mano a fare così. L'automobiliste ferait pup 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 pup. L'automobilista farebbe tu 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 col clacson. Puis après il passerait à côté de moi. E mi passerebbe davanti. Puis il me dit qu'est-ce que tu fais au milieu de la rue? E mi direbbe ma cosa stai facendo qua in mezzo alla strada? Enlève-toi. Ma levati dai piedi. Tu as bu? Hai mica bevuto? Tu es sous? Sei ubriaco.
Tandis que si j'avais l'uniforme des gardes police, se io avessi l'uniforme della polizia de Turin, dei vigili di Torino, avec ma casquette, col mio cappello, il suffit que je fasse comme ça. Ah, basta che faccia un gesto. Toutes les autos s'arrêtent. Le macchine si fermano tutte. Pourquoi? Perché? Parce que le garde police, il a une autorité par délégation. Perché il vigile ha un'autorità delegata. Per delega. Il est le représentant de la loi. In quanto rappresenta la legge. Le représentant de l'autorité de la ville. Rappresenta l'autorità della città. Notre cité à nous est dans les cieux. La nostra cittadinanza è nei cieli. Nous sommes fils et filles du royaume. Siamo figli, figlie di questo regno. Je suis le serviteur du roi. Io sono il servitore del re. Qui a vaincu Satan. Che ha vinto Satana. Qui a mis sous ses pieds toutes les puissances et tous les esprits. Che ha messo sotto i suoi piedi ogni potenza e ogni spirito. Qui a racheté chaque vie d'homme et de femme. Che ha riscattato ogni vita di uomo, di donna. Il est le Seigneur. È lui il Signore. Je suis son serviteur. Io sono il suo servitore. Mon autorité, c'est cela. La mia autorità è questa. C'est ce que je crois. È quello che credo. Et parce que je le crois, e visto che lo credo, je le mets en pratique, lo metto in pratica, avec l'aide, con l'aiuto, la confirmation la dans conferma, dans ma vie, nella mia vita, dans mes pensées, nei miei pensieri, dans mon cœur, nel mio cuore, de son Esprit Saint, con la conferma del suo Spirito Santo. Oui, je suis scellé par le Saint-Esprit. Sì, sì, sono stato suggellato dallo Spirito Santo. C'est pourquoi j'ai la paix. Ecco perché ho la pace. J'ai autorité moi aussi sur toutes les puissances et les esprits. E anch'io posso avere autorità sulle potenze, sugli spiriti. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Quello che voi avrete legato sulla terra sarà legato nei cieli. Ce que vous pardonnerez sur la terre sera pardonné dans le ciel. Quello che voi perdonerete su questa terra sarà perdonato nei cieli. C'est ça un berger. Questo è un vero pastore. C'est simple. È semplice. Ça tient à lui. Perché è qualcosa che appartiene a lui. C'est par lui et pour lui. È attraverso di lui e per lui que nous sommes serviteurs et servantes du Christ. Che noi possiamo essere servi, serve di Cristo. Mais il faut se préparer. Bisogna però prepararsi a questo. À le bien servir. Per servirlo bene. C'est à quoi on a passé cette journée. Ecco lo scopo per il quale abbiamo trascorso insieme questa giornata. Je n'ai pas dit tout ce que j'aurais aimé dire. Non vi ho detto tutto quello che avrei voluto dirvi. J'espère vous avoir donné faim et soif d'un vrai ministère et d'un vrai témoignage. Spero di avervi dato fame e sete di un vero ministero e di una vera testimonianza. Que le Seigneur soit loué. Che il Signore sia lodato. J'aimerais prier avec vous. Vorrei pregare ora insieme a voi. Merci Seigneur de nous avoir accompagnés tout au long de cette journée. Grazie Signore perché ci hai accompagnato attraverso tutta questa giornata. Dans ce jour, Israël a fêté son sabbat. In questo giorno Israele ha festeggiato il suo sabato. Ce sabbat dans lequel toi tu es descendu dans la tombe. Questo giorno di sabato nel quale tu sei sceso nella tomba. E là tu as vaincu la mort. E è là che hai vinto la morte. Tu as remporté la victoire sur Satan. Hai avuto la vittoria su Satana. Car le premier jour de la semaine. Perché il primo giorno della settimana
Et c'est demain matin. Et appunto domani mattina. Tu es ressuscité d'entre les morts. Tu sei risuscitato dai morti. Tu as attesté par ta résurrection que tu es le Seigneur. E hai provato con la tua risurrezione che sei veramente il Signore. Que toute justice a été accomplie. Che ogni giustizia è stata compiuta. Que tout pardon peut être donné. Che ogni perdono può essere dato. Que tout ce qu'a détruit le diable. Che tutto quello che il diavolo ha distrutto. Et que tout ce que détruit la mort. Tutto quello che la morte distrugge. Tu peux le ressusciter. Tu puoi risuscitarlo. Tu peux donc nous ressusciter. E puoi perciò risuscitare anche noi. Tu peux donc nous guérir. Puoi guarirci. Tu peux donc nous rétablir dans notre identité. Puoi ristabilirci nella nostra identità. Tu peux faire de nous des hommes et des femmes libres et heureux. Puoi fare di noi uomini e donne liberi e felici. Tu peux nous réconcilier. Puoi riconciliarci. Rien n'est impossible. Niente è impossibile a te. Je te loue, Seigneur. Ti lodo, Signore. Avec mes frères et mes sœurs. Con i miei fratelli, con le mie sorelle. Je t'acclame comme le sauveur et le Seigneur de tous les hommes. Ti acclamo come il Signore e il Salvatore di tutti gli uomini. Et je te bénis d'ouvrir devant nos pas un chemin nouveau. E ti benedico perché tu puoi aprire davanti ai nostri passi un cammino nuovo, una strada nuova. Je te bénis de nous offrir une vie nouvelle. Ti benedico perché tu ci offri una vita nuova. Avec des possibilités nouvelles. Con delle possibilità nuove. Car tout est possible à celui qui croit. Perché ogni cosa è possibile a chi crede. Alors merci Seigneur d'ouvrir devant nous. Grazie Signore dunque perché tu apri davanti a noi. Ce chemin de vie et de liberté. Questa strada di vita e di libertà. Ce chemin d'amour des autres. Questa strada di amore verso gli altri. Merci pour ton pardon. Grazie Signore per il tuo perdono. Merci pour le don renouvelé. Grazie per il dono rinnovato. De ton esprit en nous. Del tuo spirito in noi. Et de tous les dons qui accompagnent ton esprit. E di tutti quei doni che accompagnano il tuo spirito. Bénis chacun d'entre nous. Benedici ciascuno di noi, Signore. Bénis chaque église ici représentée. Benedici ogni chiesa che qui è rappresentata. Comme tu as béni aujourd'hui le peuple d'Israël dans Come tu oggi hai benedetto il popolo di Israele. Bénis ton peuple demain matin. Benedici domani mattina il tuo popolo. Partout où il se rassemblera. In tutti i luoghi dove si raccoglierà. Grâce te soit rendue. Ti siano rese grazie. Amen. Amen.